Pronti? Vai. Perché siete così preoccupati e perché sulla provincia in particolare? Noi siamo preoccupati su tutto il territorio, cominciando dalle ASL, dal comune e fondamentalmente sulla provincia. Perché un processo di riordino e riorganizzazione dovrebbe far intervenire che tutti i grossi enti, cominciando dal comune di Salerno e dalle ASL, si facciano carico di garantire una riorganizzazione dei servizi, perché sono servizi alla persona e riescono a garantire e tutelare i diritti fondamentali delle persone. Invece oggi verifichiamo che si lavora a paradie stagne, addirittura verifichiamo che gli enti locali, in spregio a quelle che sono le norme, continuano a fare assunzioni non tenendo conto che vi è il personale della provincia che deve essere prioritariamente allocato nelle loro funzioni. Ma fondamentalmente siamo preoccupati perché all'ultima riunione che abbiamo avuto in provincia ci è stato presentato un organigramma per macrostrutture e quando abbiamo richiesto di approfondire al fine di definire come con questo progetto si potessero garantire le funzioni fondamentali abbiamo avuto un netto diniego, per cui siamo molto preoccupati che è ancora una logica spartitoria di vecchie politiche che cerca di tutelare quelli che sono gli interessi delle persone ma non gli interessi della collettività. Va bene.